Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Somerville. Io sono Glacial Sphere e questo è il terzo episodio del mio gameplay walkthrough di questo videogioco, appunto Somerville, uscito su Game Pass il 15 novembre 2022. È un videogioco rompicapo, da quello che abbiamo visto si potrebbe definire tranquillamente così a livello di genere, è un rompicapo ambientato durante un'apocalisse. Durante un'apocalisse noi controlliamo questo personaggio qui che deve ritrovare sua moglie e suo figlio e tecnicamente anche il suo cane. All'inizio era con il suo cane, poi il cane è rimasto indietro perché non voleva bagnarsi, a quanto pare. Abbiamo incontrato un'altra persona che ci ha dato questo potere rosso che vedrete magari in questo let's play, in questo episodio. Se volete vedere appunto come l'abbiamo ottenuto, guardate l'episodio precedente che trovate nella playlist in descrizione oppure nelle schede di questo video. E abbiamo fin dal primo episodio invece questo potere viola o azzurro, bluetto, insomma. Direi senza ulteriori indugi quindi di andare avanti, buttandoci in questa pozza d'acqua, e nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace e a commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi di Somerville. Oltre che condividere questo video a tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo e che magari ne ignorano l'esistenza o non sanno che è direttamente su Game Pass. Ora, ritorniamo in blind perché nello scorso episodio avevo iniziato a registrare e in realtà non era partito il software di registrazione, quindi avevo rifatto l'episodio non essendo più in blind, ovvero avendo già giocato la parte. Qui invece sono completamente blind. E quindi vediamo un po' cosa c'è da fare. Allora, qui abbiamo una manovella. Possiamo scendere, ma io vorrei risalire in realtà. Non posso salire più di così. C'è qualcosa che blocca. Posso però dare. Posso dare giustamente energia per poter poi salire, immagino, no? Dai, sali ora. No, posso scendere ancora di più. Vabbè, scendiamo. Posso andare quindi sott'acqua? Sotto quella che può essere dell'acqua? No. Ah, però posso appunto renderlo solido. Però sinceramente non capisco a cosa serva sta roba. Non capisco davvero a cosa serva. Ah, ok, può andare giù fino in fondo. Ok, vai. Più in fondo di così non va però. Posso passare io in qualche modo? Non sembro poter passare in realtà. Allora magari posso fare. Posso ritirarlo su. Renderlo solido e lasciarlo andare. Magari così posso passare. Non sembra. È strano questo enigma. Non mi pare di capire come superarlo in nessun modo. Davvero non lo capisco. Perché poi se lo lascio andare. No, ok, rimane così. Quindi possiamo passare in qualche modo. Boh, non sembra poter salire su quella cosa. Cioè, evidentemente noi dobbiamo andare dall'altra parte. Devo metterlo magari un po' più studiato a livello di posizione, tipo così. È così però poi va giù, mannaggia. Abbiamo già visto che però facendolo andare giù non cambia nulla. Così continua ad andare giù, però non cambia nulla qui. Vedete? Non si può comunque passare. C'è magari qualcos'altro che si può fare, si può raccogliere. No, zero. Non posso comunque fare nulla, quindi mi chiedo a cosa sta servendo tutto questo? Non serve letteralmente a nulla. Questa è come l'abbiamo trovato all'inizio, tra l'altro. Ok, molto strano, ragazzi. Primo rompicapo che mi blocca effettivamente. Molto, molto strano. Così viene lasciato. Sto ignorando qualcosa? Sto sicuramente ignorando qualcosa.
cambia nulla tutto ciò. Così non posso comunque passare. Vedete? Non mi fa comunque passare. Posso magari salire? No, non posso salire su questo, dai, è impossibile. Boh, molto strano, ragazzi. E poi via. Va giù. Boh, ragazzi, provo a far così. Cioè, questa secondo me era la soluzione dell'enigma. Lasciarlo andare. E poi passarci sopra. Ma a quanto pare non ci va. E non capisco per quale motivo. Mi sembra che comunque non possa andarci sopra ed è strano. Non posso magari scendere da qualche parte di qua. Nope. Tornare indietro non serve a nulla, immagino. Portandolo su di nuovo, non cambia nulla. Aspettate, aspettate. Non è che magari devo ritornare nell'acqua e andare sott'acqua? Non credo, no, è troppo lontano, dai, non è possibile, no, no, no. Troppo lontano. Poi lì non puoi andare sott'acqua, tra l'altro. Davvero non capisco a cosa serve tutta sta roba. Anche perché tanto non possiamo passare noi qui, cioè. Il gioco ci sta palesemente dicendo che non possiamo passare qui. Forse così, poi lo incricchiamo e cerchiamo. Ah, ma no, dai, no, ma questa però è fatta male, ragazzi. Dai, ma. Adesso possiamo passare magari? No, sta cosa qua però non mi è piaciuta. Questo enigma è fatto male, non mi piace. Non mi piace perché non ti è mai data, non ti è mai stato dato l'indizio che tu possa potessi muovere la particella aliena. Men che meno facendola aggrappare ad un coso che fai scendere e poi la solidifichi sopra. Un po' too much, un po' too much. Vediamo un po' cosa c'è di qui. Passiamo. Cioè, gli enigmi devono comunque avere una base di partenza che ti è stata data per capirli come fare, no? Lì, cioè, ci si poteva arrivare, ma probabilmente la maggior parte delle persone l'ha risolto a caso lì. Cioè, ha fatto andare giù il coso, l'ha solidificato, poi provando a tirarlo su si tirava su, ma non ci ha pensato, davvero. Qui non c'è nulla. Proseguiamo. E speriamo di avere un po' di narrativa, perché da quello che so siamo praticamente a metà gioco in realtà. Non è un gioco molto lungo questo. E a livello di narrazione non abbiamo avuto niente. A parte appunto quei brevi flashback di un paio di secondi, quando ottenevamo i poteri. Ok, qui devo capire cosa si possa fare. Siamo. Aspettate, qui posso prendere questo. Cosa c'è qui dentro? Un bengala? Oh, un bengala, ok. Posso andare di qui? No. Posso scalare in qualche modo? Se non posso andare qui in profondità, posso tornare magari indietro? Sì. Ah, ok. Ho fatto salire di livello l'acqua. Però. Un attimo.
devo continuare a far sciogliere la materia per far salire di livello l'acqua. Ok. Qualche capitolo prima c'era stato un enigma che mi era piaciuto molto invece a livello di risoluzione, quello in cui bisognava usare la palma per alzare, la palma appunto storta per alzare la fonte luminosa, quello mi era piaciuto molto. Il carrellino della, l'ascensorino della miniera invece, per esempio, no, banalmente non mi è piaciuto. Ora, qui. Ah, devo fare continuare a alzare, far alzare. Ah, non è che alza a livello della. Cioè, alza a livello dell'acqua, quello sembra essere ghiaccio. In realtà è sempre particella aliena, probabilmente. Non è che alza a livello, cioè, sì, lo scioglie, quindi cadendo ti alza a livello. Non è che va a prenderlo dall'esterno. Qui per esempio dovrebbe salire più velocemente in teoria ora. Oddio. Qua però mo cade tutto, no? Mi ammazza, infatti. Aspetta un secondo. No, da qui devo ripartire. Oh cacchio. Oh cacchio. No, dai, da qui sotto mi fa ripartire. Vabbè, facciamolo da qui. E andiamo. Andiamo su. Molto lenta questa parte. È una critica che ho fatto a questo gioco anche negli episodi scorsi, è la lentezza. Cioè l'essere lento per il gusto di esserlo, non per un qualche motivo in particolare. Questa cosa mi dà fastidio. C'è anche questa parte, sarebbe potuto durare 10 secondi in meno, non sarebbe cambiato niente. Però l'hanno fatto durare 10 secondi in più. Sebbene per quale motivo. Possiamo salire qui? Sì. Ok, erodiamo lì. Però attenti a non erodere troppo perché altrimenti ricade tutto. Ok? Ah, vediamo quanto sale quest'acqua senza erodere altra roba. Ok, a quanto possiamo andare su? Posso uscire da questo posto? Ma così però non. Posso andare sott'acqua? Sì, posso andare sott'acqua. Però non serve a nulla. Devo erodere comunque qualcosa qui, altrimenti come faccio a passare? E perché è rimasto sotto lui? Il problema è che, appunto. Sì, ma. Ah, devo creare un. Oh, forse ho capito. Vai, vai, passate, passate. Passate rocce di merda. Ok, devo mettermi nell'antro lì sotto. Ok, va bene, ci può stare. Dovevo nascondermi nell'antro mentre cadevano le rocce, quindi ca far cadere le rocce era inevitabile. Ora posso andare di qui. Esci dall'acqua però, per favore, amico. Perché non esce dall'acqua? Ah, ok. Allora, qui cosa c'è esattamente? Posso passare in questa. Non posso passare in questa fessura. Però magari posso solidificarla e salirci. Sì, posso salirci. Magari qui c'è qualcosa di secondario. O si esce direttamente dalla miniera. Pure che si esca di qua. No, di qui si va avanti, dai, per forza. Stiamo andando da destra verso sinistra da un po' di tempo ormai, quindi penso che da lì si vada avanti. Quindi vediamo invece di qui cosa c'è, sempre se il personaggio non si incastra. Niente, continua a incastrarsi il personaggio in robe random. Ecco, vorrei passare di qui ma non posso. Devo prima uscire dall'acqua. Cioè dall'acqua, da questa marmaglia aliena. E poi solidificare, immagino. Ecco, da qui solidifico tutto. Ecco qua, posso forse passare di qui?
Sì, per vedere cosa c'è. Vediamo. Ah, un bel dito medio c'è. Ok. Niente, questo gioco a livello di vie secondarie continua a deludermi però. Cioè non vieni ricompensato per niente se esplori. Ed è triste questa cosa. I giochi dovrebbero incoraggiare l'esplorazione, non scoraggiarla. Ok, saliamo. E a questo punto penso usciamo dalla miniera. Chi lo sa, vediamo. Qui funziona ancora il Bengala o si scarica? O meglio, si scarica, finisce, non è che si scarica. Vediamo un po'. Perché si ferma il personaggio? Devo andare da qualche parte, devo andare di qua, ok, c'è la freccia. Qui c'è la scaletta, volendo. Però mi sa che bisogna semplicemente andare di qui. Ecco che si scarica il Bengala, o meglio che finisce, come dicevo prima. E siamo ancora però nella miniera. Continuiamo ad essere in questa ambientazione molto claustrofobica. Qui abbiamo qualcosa che immagino sia da solidificare. Ah, però non abbiamo più la fonte luminosa, giustamente, quindi non possiamo farlo. Qui ce n'è una di fonte luminosa. Però a quanto pare adesso è inutile. Oddio, cos'è quella roba lì? Sembrava un ragno a momenti. Ok, diamogli corda, diamogli corda. No, vai, 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 per favore. Ah, ok. Però posso prenderlo, no? Posso prenderlo, vero? Vabbè, non me lo fa prendere. Poi la prospettiva non si capisce in questo posto, in questo gioco. È fatto tutto a caso. No, vedi, vedi, torna giù a caso. Non si capisce per quale motivo. E niente, non puoi prenderlo. O forse sì, ora che torna giù? Sfruttando il dondolio, magari. Madonna, ragazzi, mi rifiuto di credere che sia così, però vediamo cosa c'è qui sotto. Ma qui si va avanti. Posso andare anche sott'acqua, magari? No, non serve a niente qui andare sott'acqua. Per adesso là non possiamo andare avanti, quindi vediamo qui da quest'altra parte cosa che c'è. Ah, abbiamo fatto un generatore. Però non capisco cosa serva questo generatore. Ah, ok, qui posso togliere. Ok. Vai. Sciogli. Buono. Ha aumentato il livello dell'acqua lì sotto. Se io continuo a chiamarla acqua, anche se è un misto di acqua e roba aliena qui. Materia aliena. Esattamente a cosa è servita sta roba? Dato che comunque qui non possiamo muoverci in maniera tridimensionale. Vedete, non posso andare lì. Cosa è servito sto coso? Ma raga, ma non è servito a niente. C'è il carrellino, aspetta, c'è il carrellino. Ok, posso tirare in su il carrellino. Ah, ho capito cosa devo fare. Vieni, vieni, vieni. Vedi, qui ho capito perché prima c'era stato l'altro enigma che mi ha bloccato 3 ore. Ora ho capito che posso incastrare qualcosa usando la materia. Vedete, qui prendo la materia che è liquida. La metto qui sotto di lui. Però mi serve una fonte luminosa. Vieni un po' più indietro. Ok, però
mi servirebbe una fonte luminosa per poterla rendere appunto solida. Come fare? Qui non posso passare. Lì ho fatto quella cosa che non serve assolutamente a niente. Non capisco perché l'abbia fatta. Cioè, deve servire a qualcosa. Quindi mi chiedo a cosa. Qui, anche andando sotto, non cambia nulla perché la telecamera non si sposta. Segno che non deve andare sott'acqua. Non posso andare qui. Non posso nemmeno avvicinarmi a quella materia. È completamente inutile. Qui sopra non capisco boh, a cosa sia servito tutto quello che ho fatto. Posso prendere qualcosa da, magari da questa scatola? No. Qui non posso fare nient'altro. Posso continuare a erodere, ma non cambia nulla. Posso. Ok, posso solidificare. Ok, ho solidificato. Vediamo se posso ora effettivamente fare qualcosa. Ora che ho solidificato quella zona. No, posso muovermi comunque in due direzioni nell'acqua e basta. Magari però da qui posso salire lì. No. Boh, ragazzi, boh. Qui? Posso fare nulla. Proviamo a rimettere a questo punto. A rimettere mano alla manovella e girare di nuovo. Vedi che torna indietro da sola? Cioè, è davvero strano. Poi da qui, cioè, non posso comunque solidificarla, quindi lei torna indietro e non rimane dentro. Io ho capito che devo solidificarla, ma non ho capito come. Cioè, questi sono proprio enigmi davvero strani. Cioè, davvero, boh. Sembrano fatti male, sinceramente. Perché quando nel gioco capisci quello che devi fare, ma non capisci come farlo, non dico sempre, ma solitamente è un errore del gioco. Cioè, un errore del design dell'enigma. Cioè. Boh, qui non capisco, sinceramente. Non abbiamo altre fonti luminose. Qui si può proseguire magari da questa parte? Non credo. Non c'è alcun indizio. Qui sopra abbiamo fatto tutto. È inutile metterci ancora qui, tanto questo non lo possiamo spegnere, cioè è acceso. Non è che cambia qualcosa, eh. Vedete che tra l'altro non diventa più solido. Ah, ok, diventa liquido lì sotto. Piano piano diventa liquido. Però a che pro? A che pro? Cioè, ho fatto tutta sta storia per niente io qui. Non capisco davvero a cosa serva tutto ciò. Stavo magari pensando a un modo per portare il carretto qui, ma no, non serve a nulla. Devo riuscire a far arrivare la luce là in fondo. Ma qui, a quanto pare, ho già fatto tutto quello che dovevo fare. Non posso trasportare nient'altro. Il personaggio qua si muove a due all'ora e questa cosa mi urta terribilmente. Perché ogni volta che provo a fare qualcosa devo smenarci un minuto del mio tempo a caso. Boh, lì sopra non posso andarci. Cioè, il personaggio davvero non ci va. Perché la prospettiva è tutta fottuta in questo gioco? Ma come vedete, cioè, viene teletrasportato indietro. Non può andare di sopra. Vedete, non può andare sopra questa cosa. Qui è inutile che io faccia questo. Di bengala a me non sembra di vederli visti in giro. Perché con i bengala sarebbe tutta un'altra cosa. Se avessi anche solamente un bengala, l'enigma sarebbe fatto. Ma non mi sembra di trovarne di bengala in giro. Magari qui dietro? Ma non credo. Non ci sono. Zero bengala. Boh, è molto strano, ragazzi.
Cioè, anche spingendo il carrettola in fondo con la materia, vedi che non può più andare comunque più di così. Non può andare. Non può più tornare qui. C'è il binario qui che lo impedisce. Ma qui posso. Ah, era una leva! Ma dai, era una leva. Pensavo fosse una lampada. E vabbè. E niente, ragazzi. Era una leva questa da tirare. Pensavo fosse una lampada. Una lampadina. Niente, torna indietro. Vai, vai. Beh, ora è una cavolata da fare, immagino questo, no? Oddio, una cavolata no, perché lui adesso torna indietro subito. Vedete? Devo avere il tempo di arrivare qui e fare così. Devo avere il tempo di farlo. Però adesso magari qui possiamo fare qualcosa. No, qui non è cambiato assolutamente niente. Come fare questa cosa? Ecco, cioè, servirebbe un altro giocatore. Io tengo fermo questa roba qui. E lui va ad attivare la leva in modo da solidificare la materia lì dentro. Ma non posso farlo io. Cioè, se lascio questa leva, non ho il tempo materiale per correre qui e solidificare tutto. Quindi davvero non capisco come possa essere fatto questo coso. Allora, non dirmi che adesso se io lo metto nella leva. Ah, ma un gancio. No, dai, non dirmi questa cosa, per favore. No, ok, no, non entro. Semplicemente non entro. Ok, non entro. No, ok, no, no, la soluzione non era semplicemente solidificarlo e poi farlo scendere. Sarebbe stato stupido. Boh, non capisco. Qui in fondo possiamo fare qualcosa? No, la telecamera si sposta perché pensa che noi vogliamo andare avanti, ma non possiamo andare avanti. Oh, possiamo spingere il carretto dal lato, ma non cambia nulla. Potremmo farlo andare qui sotto, ma anche qui non cambia niente. Anche qui si torna semplicemente indietro. Quindi no. Torniamo su di qui. È molto strano, ragazzi. Perché se poi spengo tutto, cambia nulla. Il carretto qui non lo posso riportare. Quella cosa lì è completamente inutile. Perché il personaggio non ci può comunque andare sopra. Il carretto l'abbiamo riempito con la materia, l'abbiamo riportato qua. Ora possiamo solidificarla a comando. Ma non c'è nient'altro che possiamo fare. A meno che io non abbia visto un'altra leva in giro o un altro comando, ma non credo. Adesso che abbiamo attivato le luci, proviamo a tornare qua, magari c'è qualcosa. Ma non penso proprio, sinceramente. A quegli enigmi questo gioco mi stava dando abbastanza soddisfazione nelle prime due puntate. Pur con qualche enigma un po' strano nella seconda, che però voi non avete visto perché avete visto direttamente me che lo risolvo subito. Qui non cambia nulla. Proviamo a solidificare tutto. Cioè a sciogliere tutto, volevo dire. E tra l'altro più di così. Ah no, ok, continua a sciogliersi. Strano che continua a sciogliersi. Non aveva questo comportamento la materia prima. Ma si scioglieva solo fino a dove arrivava la luce, non è che continuava a sciogliersi. Tra l'altro metà si è sciolta, metà no. Comunque dicevo, mi stava dando abbastanza soddisfazione a livello di enigmi questo videogioco. In questa puntata gli enigmi per me sono da bocciare quasi tutti. Cioè, sono davvero strani. Ma anche qui non si capisce come si possa fare.
sinceramente. Poi certo, io non sono mai stato una cima nera un picapo, lo ammetto. Però qui mi sembra davvero strano. Cioè, la cosa è palese cosa bisogna fare. Cioè, non è che devi trovare co cosa fare. Ma non si riesce a capire come. Cioè, è quella situazione nei videogiochi in cui sai quello che devi fare, ma boh, il videogioco per qualche motivo cerca di fartelo fare in un modo tutto suo che ha deciso lui. Beh, a questo punto, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Io ve lo ammetto, andrò probabilmente a vedermi una guida tra questa puntata e la prossima per sapere come si supera questo punto. Altrimenti io letteralmente mi bloccherei qui. Dato che non ho amici che hanno giocato a questo videogioco, non saprei a chi chiedere, quindi andrò semplicemente a vedermi una guida. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. La Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!